Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di emulazione DOS, Atari ST, System Apple con Amiga. Un argomento di retroemulazione che farà molto piacere agli amici commodoriani nostalgici della piattaforma Amiga. Dunque, una piccola pillola storica: quando la Commodore ebbe a comprarsi la società Amiga, la Commodore si trovò sfornata una nuova piattaforma hardware, l'Amiga 1000, la bella di non innovativa piattaforma con chipset audio e video dedicati ed un 68000 come microprocessore. Era una macchina innovativa per l'epoca, molto multimediale in termini di grafica e qualità audio. Il grave errore di Commodore fu di avere il braccino sempre molto corto nella RAM, appena 256k oppure 512k di RAM. Amiga 1000 e Amiga 500 potevano essere espansi solo fino a 1 mega di RAM, quando invece il 68000 avrebbe potuto indirizzare linearmente sino a 2 mega di RAM con i suoi 24 bit. L'Amiga 2000 era di fatto un Amiga 1000 a cui erano stati aggiunti un po' di slot dell'architettura aperta, e con tecniche di bank switching praticamente poteva essere espanso fino a 9 mega, un po' pochino. Commodore non dotò mai i suoi computer entry-level di dischi fissi interni, e nell'Amiga 2000 i dischi fissi scasi, oppure IDE per Amiga 3000, erano comunque più piccoli di quanto Apple offrisse sulle proprie macchine. Poca RAM senza dischi fissi sulle macchine entry-level, quindi senza memoria virtuale, ossia swapping sul disco. La bella piattaforma Amiga fu sempre castrata da Commodore nelle sue potenzialità sui computer entry level, e anche quelli un po' più potenti, ecco, erano palesemente menomati. Detto questo, era comunque possibile già per l'Amiga 1000 emulare alcuni sistemi operativi con successo. Del bidone del sidecar della Commodore ho già parlato, ci ho fatto un podcast, Amiga Sidecar contro PC Transporter, il link lo trovate in descrizione. Ok, quali erano le possibilità di emulazione software per Amiga 1000? Emulazione di Atari ST con Amiga 1000 o 500 era assai semplice, perché le macchine avevano la stessa CPU, e con AmTari o Medusa Emulator i due prodotti software permettevano di accedere al mondo della famiglia Atari in modo rapido tramite, diciamo, un'Amiga. C'era però ovviamente poco interesse per gli utenti Commodore per questa soluzione, perché gli utenti Commodore non mancarono né videogiochi né programmi di utilità o produttività personale, per cui andare a esplorare la piattaforma, diciamo, dell'Atari ST rimase sempre un scarso interesse, molto di nicchia. Discorso diverso fu invece l'emulazione software DOS, un sistema operativo, il DOS, che era professionale, contemporaneo e molto diffuso nel mondo del business computing. Amiga Transformer dell'85 trasformava un Amiga 1000 in un clone PCXT con MS-DOS da 4.7 MHz. L'emulazione era piuttosto lenta e limitata solo ad 8086 ed 8088, che più o meno i risultati erano identici alle macchine del tempo, mentre la emulazione del 286, 386 e 486, che erano contemporanei e poi successivi sul mercato, erano ovviamente una emulazione molto più lenta. PC Task era un emulatore software e con una scheda grafica che emulava anche una scheda grafica CGA, e quindi con un 8086 8088, oppure perfino un 286 da 12 MHz. Ecco, però l'emulazione del 286 era più lenta rispetto alle rispettive macchine PC, essendoci appunto un ritardo di emulazione da dover pagare, mentre l'emulazione dell'8088 e 8086 era veloce tanto quanto le macchine dell'epoca. Il prodotto fu diffuso dall'autore come freeware, ecco, però non ebbe molto successo. Il segmento Business Machine percepì la piattaforma Amiga come ludica, e per le soluzioni Business Computing le macchine PC di marca oppure gli assemblati fecero da padrona rispetto agli emulatori hardware o software da poter installare
su un Commodore Amiga. Discorso a parte è l'emulazione Apple con Amiga. A Max, un emulatore hardware e software con una scheda da inserire nell'Amiga, c'era infatti da pagare alcune licenze ad Apple. Ci si poteva emulare il System 6 oppure il 7, che erano sistemi operativi non multitasking di Apple ed erano assai più preistorici rispetto al più potente Kickstart. Poi, con la morte di Commodore nel 1994, lo spazio di emulazione di Apple dentro Amiga fu relegato ai nostalgici ed appassionati di Amiga. Per questa breve puntata retrospettiva dedicata all'emulazione con Commodore Amiga, è più o meno tutto. Un saluto, ciao, alla prossima!